Ben ritrovati amici ancora una volta dai Verdi Marti, oggi sempre in compagnia del Merish 5 del Live Machine by MLive, andremo a capire come utilizzare questo gioiello come expander, ok? Secondo me è una cosa che effettivamente non ha molto senso perché è un lettore velocissimo, un lettore che comunque possiede anche il go-to, quindi diciamo un'interfaccia anche studiata per la velocità, però è una di quelle funzioni che possono essere eseguite quindi con questo Merish 5, quindi andiamo a capire un attimo come impostare il Merish 5 da expander. Allora andiamo su opzioni, poi andiamo su MIDI e click. Ecco qui, MIDI in, clicchiamo su expander. Adesso usciamo, apriamo uno dei tanti programmi MIDI. In questo caso io ho il WeLive in demo version, però andiamo un attimo a vedere ad aprire il WeLive e andiamo sugli strumenti e opzioni, quindi andiamo a capire le opzioni MIDI, quindi che sia WeLive o che siano altri programmi tipo Karaoke 5, tipo Van Basco, ma tipo tanti, anche tanti altri. Andiamo sulle opzioni MIDI e andiamo a mettere, quindi a levare la spunta di USA MLive Synth, perché il WeLive ha anche il suo synth, no? Quindi i suoi suoni. E andiamo appunto a dirgli di andare a suonare con il Merish 5. Visto che abbiamo agganciato la porta USB del computer con la porta USB MIDI del Merish, quindi l'abbiamo agganciata proprio qui, la porta USB MIDI con la porta classica USB del computer. A questo punto, appunto, tra le periferiche vi appare anche il Merish 5. Una volta fatto questo, applichiamo la modifica. Ok, applichiamo la modifica. Bene. Usciamo un attimo da qui, andiamo a prendere un MIDI file. Adesso dovrebbe suonare il MIDI file direttamente con appunto con il Merish 5. Andiamo a vedere se effettivamente questa cosa è vera. Vediamo. Allora, andiamo sui tab, riapriamo il live, ecco qui. Ovviamente è un MIDI con testo e accordi e quindi ecco qui che automaticamente tutto viene comandato con il MIDI e i suoni del Merish 5. In questo caso io ho la possibilità, adesso vi farò vedere, a parte con il computer di passare da una parte all'altra, come faccio anche con il Merish, ma di andare mentre suona quindi a caricare un altro brano. Facciamo un esempio, eh. Io ho già caricato un altro brano, vedete, un Sarracino. Vediamo che succede se premo play quando finisce questa. Vediamo, eh. Proprio per capire. In questo modo, praticamente, il Merish 5 viene utilizzato solo da expander, oppure anche per essere comandato appunto da un computer. Abbiamo anche queste grandi possibilità. Vediamo un attimo. Vediamo, sta finendo il brano. Vediamo, vediamo, finisce il brano e io vediamo se riesco a premere play, quindi sullo schermo e far partire quest'altro. Ok, ecco qui che è finito il brano e io ho lanciato direttamente dal Merish. Ok, ovviamente avrei potuto tranquillamente diciamo ascoltare due brani insieme perché come ben sappiamo il Merish 5 è un expander con doppio generatore MIDI, quindi 16 canali più 16 canali, quindi basta dire al WeLive di prendere magari i primi 16 canali e al Merish 5 di prendere gli altri 16, ecco qui che non si vanno mai a incontrare, quindi è a sovrapporre i vari suoni o diventano due player diciamo indipendenti, proprio perché il Merish 5 gestisce appunto due player e 256 note di polifonia. Grandi amici, al prossimo video, bye ever!